musica leggera perché ho voglia di niente. Sono a passeggio con Otto per Brescia e d'un tratto vedo aperte le porte dell'università, quindi non stiamo parlando di una caserma militare, e vedo per la prima volta il chiostro di San Faustino, che è meraviglioso e che io non avevo mai visto. Entro e mi dicono: così non si può entrare, non l'ho mica visto, ci sono anche i cartelli. Senza polemica, ma perché non si può entrare? Ma volevo capire, qualcuno lo sa? È un posto all'aperto, un chiostro incredibilmente bello, non si può entrare a guardarlo. Mattinata di scoperte incredibili. Vedo sempre fotografata, cioè non sempre, ho visto delle fotografie della scala che vi metto nella foto successiva e dicevo: ma io abito a Brescia e sta scala non l'ho mai vista. Perché fa tutto parte dell'università e sebbene sia il cortile, quindi non c'è nessun accesso alle aule, non è proprio possibile entrare. Sono riuscita a farvi una foto da lontano, il che mi sembra un po' assurdo, nel senso che sia questa scala sia il chiostro sono magnifici. Pausa pranzo in terrazza al sole e due considerazioni, poi oggi vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato barra mi sono arrivate. Stamattina apro Twitter, dove vado tendenzialmente a guardare con chi ce l'hanno oggi, e c'è questa cosa del DPCM che per spostarsi bisogna avere un tampone valido nelle 48 ore, che è già di per sé una cagata. Non lo dico io dall'alto del mio essere la pimpa virologa, ma l'ha twittato Burioni, che ha detto: avere un tampone 48 ore prima è come mettersi il preservativo 2 giorni prima per prevenire le malattie a trasmissione sessuale. Quindi, facendovi una spiegazione che ho dovuto ripetere milioni di volte nella mia vita, il Covid ha fino a 10 giorni di incubazione. Tu oggi puoi essere negativo e domani positivo di un contatto che hai avuto 7, 8, 9 giorni fa. Perché la conversazione tipo è questa che faccio io: hai un tampone negativo? Sì, di 3 giorni fa. Ma io questi 3 giorni non ho visto nessuno. Ma cosa me ne frega? Dipende che hai visto i 4 giorni prima. Comunque su Twitter Genia di turno dice: bisogna avere un tampone di 48 ore prima, che ripeto già una cagata, ma allora chi si sposta per lavoro ogni 2 giorni si deve tamponare. Brava, sì, ogni 2 giorni ti devi tamponare. Evviva Dio che ogni 2 giorni ti devi tamponare, perché pensa se il Covid ti sposti in 5 regioni diverse incontrando gente per lavoro, che cazzo di cluster fai? Sei capace che infetti 150 persone. Io sempre un po' basita. Cioè non capisco se è la questione che vi dà fastidio il naso. In Germania bisogna fare il tampone prima di entrare nei negozi. Non è ancora morto nessuno, cioè non mi hanno segnalato morti per tampone. Nessuno è morto per tampone, in compenso oggi sono arrivati i dati Istat che ci dicono che il Covid in Italia a marzo-aprile è la seconda causa di morte dopo i tumori. Argomento, ho chiesto a Nicola le peonie, che sono ancora chiuse ma si apriranno, mi ha portato questo mazzo e adoro il fatto che lui mette la menta al posto del verde, vorrei sentiste il profumo, queste rose sono magnifiche. Questi affari che avete visto fotografati prima sono degli affari che ho comprato alle 2 di notte su Amazon, perché faccio fatica a dormire, credo come tutti. Sono molto teneri, è vero. È arrivato il libro di Camilla e ho trovato già una cosa che mi piace un sacco, ne ho lette 3 pagine, ma soprattutto ho trovato frammenti di un discorso amoroso che pensavo di aver letto solo io. A mia maniera queste scarpe vi vorrei dire bellissime. Vuole fare chiesa estetista cinica e queste, con scritto l'estetista cinica, le amo. Queste bellissime da Fornells. Un attimo di ritardo nell'aprire il regalo per i 50 anni di uno. Grazie ragazzi. Ah, ma c'è anche del Francia Corta, stupendo. Però la maglietta definitiva dell'inaugurazione di Roma, tu cuoco e fagiana, mi dispiace, alla fine ho deciso io di fare questa. È arrivato finalmente il libro di Frida, su Frida Kahlo, di Andrea Concas. Ah! In più Andrea me l'ha mandato con questo foulard stupendo di un'artigiana sarda. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. E insieme al libro su Frida Kahlo è arrivata anche la serigrafia che dovrebbe essere arrivata anche a voi, che è stupenda anche questa. Dirvi che è arrivato, ma in realtà l'ho comprato, ma sono così soddisfatta di questo acquisto. È un mini abito di Saint Laurent con questo marabù, del quale sono super contenta. Credo di essere entrata in una fase marabù, perché per l'apertura di Roma mi sono presa anche questo di Double J, non me l'hanno regalato, l'ho proprio pagato a prezzo pieno, sempre col marabù in fondo, che mi vedrete per l'apertura di Roma, spoiler. Ma non ho
finito col marabù. Sono entrata in una fissa marabù. Sempre Double J, ve ne faccio vedere un altro che ho preso con completo pantaloni e top, così sapete già come mi vesto a Roma. Come lo gioco per la presentazione alla stampa? Pantalone e top, sempre con il marabù. Se a Roma piove sono rovinata, ragazze. Quindi questa presentazione alla stampa, questo con l'altro marabù non lo so, quello nero di San Laurent non lo so. Le bombazza non rende, vista così, una cappa di Valentino, sempre per l'apertura di Roma. Tutti i look vi ho fatto vedere, però questa è stupenda. Voi vi direte, la cappa con cosa la metti? Con questi shorts arancioni super corti. Vi faccio vedere l'insieme. L'insieme dovrebbe essere questa sorta di, come lo chiamano le stylist, color block. Ma chiedo l'approvazione di Viviana Volpicella. Un'altra cosa, che però è molto estiva, però secondo me è fighissima e ve la farò vedere indossata. Sempre di Double J, come anche i leggings, top e shorts. Dite che è troppo estivo. Giuro, è tutto comprato. Anzi, amici di Double J, se mi mandate un ciao, sono io quella che di notte compra tutto. Ricapitolando, abbiamo questo. Questo lungo con il marabù, il Valentino K più mini shorts e questo completo marabù e pantaloni. Speciale per il San Laurent con il marabù, che va messo con delle scarpe che ora vi faccio vedere. Ragazze, se piove sembra Otto che prende la pioggia. Non può piovere, non può piovere. Allora, adesso vi faccio vedere delle ipotesi di scarpe, ma per il Valentino K più shorts non ho assolutamente idea, quindi amica della moda che mi stai seguendo, suggeriscimi una scarpa. Direttamente dalla scarpiera. Allora ragazze, questa scarpa of the life è un Yves Saint Laurent che si mette con il laccio intorno alla caviglia, vi faccio una prova con i leggings. Non guardate il contesto, guardate la scarpa, questa con l'abito col marabù, stupenda. Abito lungo o completo in fantasia o... delle tribute, direi, per tutti i gusti. Non hanno alcuna attinenza, ma ve le devo far vedere perché sono troppo belle. Questo sandalo di Amina Muadi, questi sono cristalli. Comunque con il Saint Laurent starebbe bene, è bellissimo. Cioè, non so se capite che sono cristalli trasparenti. Il completo con gli shorts, anche con queste di Giannico. Sempre che piove, Se non piove, secondo me, tipo una roba così di Giannico, va da Dio. Per il completo con gli shorts, che è un po' 70, se voglio fare proprio quella 70, ho queste di Saint Laurent che pesano tipo un quintale, però mi fanno alta 6 metri. Così a caso magari mi suggerite con cosa metterlo, o anche questo sandalo basso di Gucci che ho appena preso. Carino, con una pietra discreta sempre, marabù e diamanti. Vi ho anche preso il mio primo paio di Birkenstock, non le ho mai avute, adesso ce l'ho anch'io. Chissà mai se riuscirò a metterle. L'ho messa una sera in casa, perché l'ho comprato durante la pandemia. Sì, sono un po' impegnative, ma le amo. Per il vostro, fai gli abbinamenti con le scarpe dell'estetista cinica o anche queste. Però, secondo me, non vanno pressoché con nessuno dei look che vi ho fatto vedere. Sì, ho anche queste. Le ho messe ben due volte. Sì, però non credo che andranno bene. Adesso sotto quei consigli moda. Dovete fare gli abbinamenti. E... soprattutto incrociare le dita, perché se piove sono rovinata.